Grazie della parola, grazie a chi ha organizzato questa assemblea di cui si sentiva la necessità. Io sono un cittadino come tutti voi, che come molti di voi ha votato al ballottaggio per Chiara Appendino, per un'alternativa chiara, perché ci eravamo stufati per 1.001.000 di motivi dell'amministrazione precedente. Il programma del Movimento 5 Stelle abbiamo ripetuto tante volte e in tante sedi, è quello strumento sulla base del quale noi cittadini, utilizzando un linguaggio che è proprio del Movimento 5 Stelle, noi cittadini abbiamo scelto di votare Chiara Appendino, non perché era bionda, ma perché sul programma c'erano scritte certe cose, ed erano cose diverse rispetto a quelle che erano scritte nei programmi e soprattutto che erano state fatte dall'amministrazione precedente. Benissimo. A pagina 84 del programma del Movimento 5 Stelle, sulla base del quale vi abbiamo votati, c'è scritto, per esempio, è un tema che magari appassionerà soltanto alcuni, mi rendo conto che oggi abbiamo trattato dei temi che sono di fondamentale importanza per la vita delle persone. Uno dei temi, appunto, a pagina 84 del programma di governo del Movimento 5 Stelle a Torino, c'è scritto: il Movimento 5 Stelle contro gli zoo, i bioparchi, le fattorie didattiche. Adesso voi state facendo uno zoo, non potete trincerarvi, non continuare a trincerarvi dietro al fatto che lo zoo l'ha fatto l'amministrazione precedente, perché non vedo nessuno zoo a parte Michelotti in questo momento. Tutto quello che non c'è lo potete fermare, come vi abbiamo detto in 50.000 occasioni diverse. È questione di volontà politica, coraggio, trasparenza, onestà. È questione di volerlo. Soltanto pochissimi consiglieri comunali si sono dimostrati interessati a questa tematica. E io ho il sospetto che, così come la tematica dello zoo, del parco Michelotti e quindi della difesa degli spazi pubblici, dei beni comuni come un parco cittadino, sia stato trattato alla stregua di qualche cosa che intanto ci prendiamo i voti per quello e poi vediamo cosa succede, anche altri temi possono essere trattati allo stesso modo. Che cosa vogliamo dire? Che questo è un esempio pratico, molto concreto, in cui avete detto: quella cosa lì non la faremo, e la state facendo. Non solo la state facendo, non solo state dicendo che non potete fare niente perché avete paura delle multe, ma vi abbiamo trovati dall'altra parte nelle aule di tribunale. Questa è una cosa vergognosa dal nostro punto di vista, che siamo cittadini e facciamo volontariato associativo da 10-20 anni. Benissimo, per essere concisi, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che abbiamo il sospetto che l'alternativa non sia chiara. Abbiamo il sospetto che quantomeno il programma fosse un concentrato di buoni propositi, una sommatoria di quello che singole persone afferenti al Movimento 5 Stelle avrebbero voluto fare, ma che a tutte le altre persone che non avevano scritto quel pezzo di programma non interessasse niente. E sapete cosa ci ricorda questo? Ci ricorda esattamente quella che voi chiamate vecchia politica. Questo rischia di diventare per voi un autogol. Se voi trattate i temi nello stesso modo di quella che chiamate vecchia politica, farete la fine della vecchia politica. Quindi cercate di marcare, di segnare un'alternativa reale. Io sto ancora aspettando che voi, chiudo, sto ancora aspettando, così come tanti altri che in questi mesi mi hanno pressato su questo, che è uno dei mille temi che per vostra fortuna che dovete sciroppare, stiamo ancora aspettando che ci sia una cosa che avete promesso, ovvero una controdeduzione legale rispetto a quello che diceva l'avvocatura comunale sul fatto che non si poteva tornare indietro sul progetto dello zoo. Se volete tornare indietro, tornate indietro, e soprattutto se siete contro gli zoo, così come se siete a favore di tante cose che avete scritto, non vi si trova poi dall'altra parte in un'area di tribunale a difendere quello che ha fatto l'amministrazione precedente. Benissimo, chiudo dicendo che adesso ricorreremo come associazione, come avrete già avuto modo di sapere, di un grado superiore. Fate in modo, e qui viene la parte conclusiva e propositiva di questo intervento, fate in modo di far leva su quello che fanno i cittadini,
come li chiamate voi, e le associazioni di volontariato, le associazioni che sono esperte nelle tematiche che voi avete scritto nel programma, vi stavano a cuore, fate in modo che queste azioni dei cittadini, facendo leva su di queste, possano essere la vostra forza propulsiva per portare avanti quello che voi avete scritto. Quindi facciamo un ricorso al Consiglio di Stato, benissimo, questo è un modo per dire fermiamo tutto quanto, e se per caso il Consiglio di Stato dovesse darci ragione, speriamo di non dovervi di nuovo trovare dall'altra parte a difendere ancora l'indifendibile. Grazie. Molto, molto arrabbiata, riprendo il discorso di Gualtiero, perché non è inaccettabile che riapra lo zoo a Torino, inaccettabile, non deve riaprire, perché 30 anni fa noi l'abbiamo fatto chiudere, abbiamo lottato per questo, e non è possibile che 30 anni dopo, con una maggiore sensibilità dei cittadini, quando si parla di postumano, di antispecismo, e richiudiamo gli animali nelle gabbie, e dove? Nel luogo simbolo della liberazione animale, perché lì 30 anni fa ha chiuso lo zoo, è una vergogna, io sono arrabbiatissima. Attenzione, siamo su Corso Casale, l'arteria che va da nord a sud. Siete pronti a trovarvi migliaia di cittadini che bloccano il traffico? Questa è la battaglia delle battaglie, non si riapre uno zoo dove è stato chiuso, mai, mai più animali in gabbia a Torino, mai più. Sono Roberto e inserito, sono dicendo che noi non accettiamo con le uniche verità, se si può chiamare post verità, quella dello spauracchio di 70 milioni, perché non è da giurisprudenza una penale di qualcosa che non c'è. Sicuramente non sono un avvocato, però il fatto stesso che sia stato sentito solo un parere e che non vengano esperite altre strade non è convincente. È chiaro che se fosse così uno non lo farebbe, ma quello che hanno speso questa società non è sicuramente 70 milioni, quindi non credo che sia possibile che chiedano 70 milioni di qualcosa che non c'è. Hanno speso qualcosa in comunicazione, hanno e basta. Quindi desideriamo che vengano provate altre strade. Non siamo al punto da poter accettare in questo momento una cosa del genere. Grazie. E ricordiamoci che c'è una petizione che è cresciuta nelle ultime settimane, 20.000 persone, ed è una delle tante. Quindi ci sono delle persone, non siamo solo noi che parliamo. Più la cosa viene diffusa e più si trova riscontro. Quindi non stiamo parlando di idee di pochi balzani, è veramente antistorico questa idea. È contro la sensibilità contemporanea, voglio tirare fuori le battaglie sul veganismo che ci sono all'interno dell'amministrazione, ma c'è tutta una sensibilità che è incoerente con questa cosa. Capisco benissimo che sia stata una manovra a tradimento, ma temo che ci siano delle pressioni, dei ricatti dietro che bloccano la situazione, che non è quella che noi desideriamo. Grazie. Il Comune avrebbe, a mio parere, un'occasione straordinaria di portare questa questione morale all'attenzione della cittadinanza, dimostrando di essere diverso dai partiti, di altri partiti, dai partiti comunque in generale. Non voglio dire a farsi pubblicità, però portare questa difficoltà in cui si sente il Comune, ovviamente, perché c'è questo rischio che percepisce di dover pagare questa penale, all'attenzione di tutta la cittadinanza, però dicendo: attenzione, noi anteponiamo la moralità ai soldi, scusateci, però è per questo anche che forse ci avete votato. Io personalmente ho votato i 5 Stelle per questo motivo, perché lo percepisco più importante di tante altre questioni. Sul mio profilo, io sono Giovanni Del Ponte, dicevo. Sul mio profilo ho postato questo documento di psicologi sulle valenze antipedagogiche
pedagogiche dell'abuso degli animali in circhi, spettacoli, manifestazioni. Se volete andare sul mio profilo potete leggerlo, ma su internet evidentemente c'è molto di materiale che può informare a questo ruolo. Va bene, grazie per il consiglio. 5 50 anni.